Benvenuti, benvenuti a questo webinar di ottobre. Benvenuti, ciao Franco, ciao Natalino. Complimenti perché siete sempre sul pezzo, vi aggiornate, vi informate e siete sempre online. Bene, bene. Ovvio che una considerazione va fatta. Siamo pochi ma buoni. Tuttavia, gran parte di delle persone che stanno contribuendo al progetto, in un certo senso sono un pochino assenti in questo aspetto. Perché? Perché ovviamente, dovrebbero essere, interessati a un aggiornamento, a un'informazione, perché comunque sono partecipi di questo progetto. E, comunque sia, ci sono le mail. I video su WhatsApp, sui gruppi, sulle ufficialità dell'azienda, ci sono dei notiziari. Questo dimostra che l'azienda c'è, è trasparente, nel limite del possibile da tutte le informazioni e questo si rispecchia in un grande valore aziendale che è Skyway, un grande valore dove comunque sia, le persone hanno la possibilità di essere aggiornati sul step by step, quindi passo dopo passo, sull'evoluzione di tutto. Per chi sta attento a questa ultima settimana, possiamo dire che siamo entrati nella fase commerciale. La fase commerciale è una fase importantissima, fondamentale e proprio per questo le persone dovrebbero essere collegate, perlomeno informate del fatto che ci sono notizie importanti. La commercializzazione, sì, perché la commercializzazione? Perché ci stiamo convergendo a degli accordi internazionali. Questa sera non faccio la classica presentazione dove c'è Uninski, dove ci sono i successi dell'Ecotecnopark, dove c'è tutti i mezzi di trasporto, li scorro velocemente perché è quasi una ripetizione. C'è lo sviluppo dell'intelligenza artificiale che ci permette di rendere intelligenti i mezzi che si muovono attraverso sensori, automatismi e quindi faccio scorrere le slide proprio perché le abbiamo già viste. Mi soffermo su un aspetto importante, invece, un mese e mezzo fa c'è stato l'inaugurazione dell'impianto di produzione a Minsk, è un nuovo edificio che permetterà di supportare la produzione in serie delle componenti rotabili dei mezzi che verranno poi installati nella prima linea progettata al mondo negli Emirati Arabi. E questo è stato un progetto iniziato l'anno scorso, a luglio, e proprio un anno esatto è stato ultimato e poi è stato inaugurato un mese e mezzo fa, a dimostrazione del fatto che Skyway dimostra con i fatti gli sviluppi quello che viene. Diciamo convertito, e quindi i fondi che sta raccogliendo vengono convertiti in azioni di produzione industriale che porteranno appunto alla fase commerciale vera e propria. Abbiamo parlato la scorsa settimana anche del laboratorio che Skyway ha messo in piedi per creare un humus per il mondo intero, per tutta l'umanità, per salvare il mondo. Questo humus è stato ottenuto nel laboratorio agrotecnologico di Skyway attraverso anche il contributo e l'aiuto di tante persone che all'Eco Festival in agosto hanno portato un chilo, 2 chili di terreno fertile, terreno privo di pesticidi in modo naturale, proveniente da tanti paesi al mondo. E questo humus è fondamentale per sviluppare la biotecnologia di Skyway in terreni aridi, terreni sabbiosi, terreni dove non c'è la coltivazione. Proprio nel rispetto del fatto che
la tecnologia Skyway si sposa interamente con l'ambiente. Dove passeranno le linee sottostante ci potrà essere la coltivazione di piante, alberi da frutto, ortaggi e via dicendo. Ecco, perché ho introdotto il concetto che siamo nell'era della fase commerciale, nell'era dello sviluppo commerciale? Perché qualche giorno fa, una settimana fa, 10 giorni fa, c'è stato un incontro importantissimo a Minsk, dopo che Yunisky è rientrato dagli Emirati Arabi, è stato negli Emirati Arabi per un buon mese e mezzo, anche perché quando hanno inaugurato l'edificio di produzione, lo stabilimento di produzione, c'era il direttore e il vice direttore di Skyway Technology, che è il direttore, è in persona la moglie di Yunisky, e hanno inaugurato proprio loro lo stabilimento. E Yunisky era a quel tempo negli Emirati Arabi. Bene, Yunisky è tornato a Minsk. E ha incontrato un possibile fornitore di materie prime per la produzione in serie del trasporto di stringa. Quindi cominciano a crearsi degli accordi importantissimi, fondamentali per lo sviluppo nel mondo delle linee Skyway. E qui sono fiero e contentissimo di questo momento, anche perché oggi è il 15 ottobre, a distanza di 2 giorni, e farò un webinar speciale la prossima settimana, salvo impegni di lavoro che in questo momento sono molto intensi, però spero di farlo. E il prossimo webinar sarà un webinar speciale dove vi racconterò un pochino tutta la storia che ho vissuto io negli ultimi 3 anni, proprio quando il 17 ottobre mi sono iscritto a Skyway Capital, e quindi sono entrato nel progetto di Skyway. Eravamo nella fase 8, anzi fase 7, mi sono iscritto un paio di giorni dopo che c'era stato il cambio di fase, dalla fase 7 alla fase 8. Bene, in 3 anni abbiamo visto un cambiamento radicale di Skyway, uno sviluppo immenso di tecnologia, di accordi commerciali, di certificazioni, e quindi è bene ricordare questo aspetto. Quindi sono molto contento perché Yunisky e Skyway, tutti quelli che hanno contribuito al sostentamento di questo progetto, stanno veicolando un cambiamento globale del trasporto su stringa, ecologico, sicuro, economico e a basso impatto ambientale. Ovviamente all'Eco Technopark ci sono nuovi complessi, nuove strutture, c'è un nuovo complesso di prova che è stato lanciato appunto all'Eco Technopark, è un complesso di prova che serve per tutti i mezzi di trasporto di Skyway, quindi ogni parte che viene creata è necessaria per lo sviluppo delle linee che sono testate anticipatamente a Minsk, e ovviamente queste linee poi saranno proiettate sui territori di produzione delle linee vere e proprie. Una considerazione, una valutazione anche di massima: guardate un pochino il tetto di questa costruzione nuova, dove abbiamo addirittura l'erba. Quindi il concetto proprio anche dei fabbricati è quello di utilizzare materiale naturale anche per gli isolamenti e per rendere il fabbricato compatibile con l'ambiente e la natura. Altri riconoscimenti ci sono stati alla Fiera Traco 2019 in Polonia, dove anche qui Skyway ha avuto un riconoscimento molto importante, e di Skyway ne parlano tutti i giornali più importanti a livello mondiale, come Emira, che è un portale giapponese,
il quale in un articolo ribadisce che Skyway può entrare a far parte del sistema di trasporto globale. Quindi diventa molto importante la partecipazione di Skyway al contributo dello sviluppo dei trasporti globali va detto che comunque sarà un'integrazione a quello che i trasporti sono già, ovviamente. Abbiamo parlato anche dello sviluppo delle linee, siamo nella fase iniziale commerciale, c'è una linea di costruzione negli Emirati Arabi, c'è una fase di test di cui ne parleremo un pochino più avanti. Ma fondamentalmente la fase commerciale e quindi di sviluppo è partita con la costruzione del centro di innovazione Skyway Innovation Center, il centro di innovazione di Skyway nell'oasi di Sharia, l'oasi tecnologica. E da qui c'è lo sviluppo anche di produzione di energia rinnovabile e da qui poi nasce il concetto del primo progetto vero e proprio di 25 km di alta velocità e le tracce di una velocità che sarà dimostrata anche nella regione di Mosca e in Mongolia. Per poi proseguire con progetti di sviluppo per 50 km, 850 km e così via, fino ad arrivare anche a 5.000 e 1,5 milioni di chilometri, andare al 2032. Quindi c'è uno sviluppo, un piano industriale che è esteso per decenni, decenni e decenni. Quindi ampio sviluppo commerciale in questo senso. Quindi ci sono diversi progetti anche nel trasporto per gli Urali. Stavo dicendo che Sharia sta portando avanti il progetto. Proprio questa settimana c'è una testimonianza di due persone che hanno proprio visitato il cantiere e è già stata costruita una porzione di questa struttura. Si vede già questa struttura già pronta. Una parte di questa, come vedete, e nel video, e questo video ve lo mostrerò sul gruppo di WhatsApp. Non ho fatto in tempo a caricarlo per la presentazione di questa sera. Quindi si va avanti con la progettazione. Nell'intervista che ha fatto Juninski attraverso Michael, dice che il progetto degli Emirati Arabi sta andando avanti, sta procedendo bene. Tuttavia, la velocità di esecuzione dei lavori negli Emirati Arabi non è come quello che si prevedeva, come quello che ha previsto Juninski. Perché gli arabi hanno i loro tempi, nei momenti della giornata quando c'è maggior caldo, i lavori sono fermi e quindi ha pensato che per velocizzare le cose di avere un notevole supporto dall'Ecotecnopark. Infatti la linea 6, quella che si sta facendo, è una linea che permetterà di testare i mezzi pesanti, quindi gli Unicont che trasporteranno diciamo i container, quindi una struttura che porterà i mezzi pesanti. Tuttavia il complesso merci di Skyway è stato completato nell'Ecotecnopark, quindi la costruzione di questo complesso di merci è pronto e chiaramente questo è importante perché ovviamente questo complesso dei trasporto merci comprende l'Unitrans e l'Unitrak, che sono due sottosistemi principali. Sopra l'Unitrans sono state installate le tettoie protettive. Ci sono delle tettoie protettive, chiaramente, che proteggeranno il materiale trasportato dalle precipitazioni, quindi quando piove, quando nevica,
E poi è stato terminato l'installazione del dispositivo di scarico potenziato per l'Unitrack. Quindi è stato ultimato l'impianto che simula il trasporto di materiale, trasporto e scarico, ed è quindi un sistema operativo universale con anche la possibilità di configurazione modulare. Sappiate e sapete già che l'abbiamo già ribadito che il trasporto merci Skyway sarà un enorme diciamo obiettivo di divulgazione, di diffusione, anche perché può essere adattato a qualsiasi condizione associata al trasporto di varie tipologie di merci. Quindi è molto flessibile e quindi anche questo è un grande risultato, quello di aver ultimato il progetto dell'Unitrack che appunto è arrivato alla sua conclusione. Bene, autunno 2019, siamo nell'autunno, è in fase di ultimazione dei primi test della linea 400 metri, dove abbiamo due campate, vedete qua la struttura, quindi abbiamo due di queste strutture praticamente sono distanziate di 200 metri l'una dall'altra e 100 metri dalla stazione di partenza alla stazione di arrivo all'infrastruttura. Dicevo, nell'intervista Juninski parla dei ritardi che ci sono stati a causa dei tempi e delle tempistiche degli arabi. Gli arabi hanno dei tempi che, mentre a Minsk, in Bielorussia, ci impiegano un terzo del tempo, negli Emirati Arabi ci vuole più tempo per tutta una serie di aspetti che sono climatici ma anche culturali. Ad esempio, in giugno, quando c'è stato il Ramadan, è stato sospeso il cantiere. Quindi Juninski, per anticipare i tempi, ha previsto di fare dei test preliminari con la nuova linea. Innanzitutto test preliminari per l'Unibus tropicale che è stato poi trasportato negli Emirati Arabi. In secondo luogo ha creato una linea per il trasporto merci pesante che servirà proprio per testare i mezzi ancor prima che siano inviati negli Emirati Arabi. Abbiamo parlato quindi di novità legate alla fase commerciale. Qui avete l'immagine, la fotografia dell'intervista che c'è su Viadeo del rappresentante di Bekaert. Chi è Bekaert? È una delle aziende più importanti al mondo che fa trafilati in acciaio. È presente in 45 paesi e ha una totalità di 29.000 dipendenti. Bene, questo rappresentante di Bekaert è venuto a Minsk a visitare l'Ecotecnopark e dove hanno gettato le basi per lo sviluppo dei progetti e Bekaert sarà uno dei fornitori della materia prima, dei laminati di alta qualità per le infrastrutture di Skyway. Quindi questo incontro converge nella costruzione delle linee, c'è bisogno di fornitori di alto livello che permettono di fornire il materiale di alta qualità per le linee Skyway. Bene, altra notizia importantissima. Un negoziato tra Skyway e rappresentanti di un produttore cinese di polimeri. I polimeri sono materiali innovativi che sono dei compositi di materiale che permette di migliorare le caratteristiche tecniche necessarie per le infrastrutture di rete. Quindi qua si entra nel discorso nella scienza dei materiali,
I polimeri sono materiali che sono stati generati affinché si migliorassero le caratteristiche di resistenza, nello stesso tempo di duttilità dei materiali in acciaio e non solo. Polimeri cioè, sono materiali anche derivati dalle ceramiche e così via. Comunque sia. Questo molto significativo perché? Perché i produttori, migliori aziende al mondo che lavorano su questi aspetti, stanno convergendo verso Skyway. Questo crea un grande valore e le nostre quote di partecipazione a Skyway ogni giorno sappiamo e vi ricordo che aumentano di valore del 3%. Del capitale al giorno. Quindi tutte queste notizie vanno a valorare queste quote di Skyway perché Skyway sta facendo degli accordi con dei fornitori di prima qualità proprio per convergere nella fase commerciale. Dicevamo che chiaramente abbiamo un attimo. Abbiamo detto che comunque Juninski ha fatto un'intervista dove ha parlato di diverse situazioni. Allora, l'intervista purtroppo in russo con dei sottotitoli in inglese non mi è stato, insomma, non mi è stato. Ho non avuto la possibilità di tradurlo, non ho avuto il tempo. Comunque sia, in questa intervista Juninski parla di come vanno le prove dell'Unibus nell'Eco Technopark, che quelle stanno procedendo bene, e, a che punto è la costruzione del centro di prove Skyway? Abbiamo detto che ci sono stati dei rallentamenti causati da motivi culturali e ambientali degli Emirati Arabi. E ha parlato della sesta linea rigida che è stata costruita, manca l'ultima fase di costruzione nell'Eco Technopark. Ovviamente questa linea serve per anticipare i test preliminari per il trasporto pesante. E naturalmente ha parlato anche di come procedono i lavori con gli investitori. E ha prospettato anche la chiusura del finanziamenti, ma vi devo dire la verità, io non sono riuscito a tradurlo e quindi attendiamo un attimo prima di darvi delle risposte precise su queste risposte di Juninski che ha dato proprio ieri o ieri l'altro. Dovete pazientare che io possa tradurre questa intervista. Quindi, per quanto riguarda la chiusura dei finanziamenti, quando dovremo aspettarci questo, non voglio dirvi una cosa per un'altra, attendiamo che io abbia capito, cosa dice Juninski in questa intervista. Perché ho, cioè, non, il video non mi aiuta, perché ci sono scritte in russo e qualche sottolineatura in inglese, ma non sono arrivato alla conclusione del video. Dura 17 minuti e non ho avuto il tempo materiale per guardarlo bene tutto. Quindi diciamo che ha dato qualche indicazione Juninski, ma ovviamente lui ha parlato della situazione attuale e quindi ha parlato del fatto che i lavori stanno andando avanti, non come sono ottimizzati in Bielorussia, dove possono lavorare giorno e notte senza impedimenti, mentre nei paesi arabi c'è questo rallentamento causato dal grande caldo diurno. Bene, quindi Skyway si sta portando avanti, ha già pronta la piattaforma in blockchain, dove è già stato utilizzata per la conversione delle quote di chi ha scelto di convertire almeno 100.000 quote in token e quindi la piattaforma di blockchain che andrà a gestire tutto quello che riguarda
dati, i mezzi di trasporto, i passeggeri, le merci e tutto, la fatturazione, e così via. E quindi la filosofia di Skyway è quella di sviluppare dei parchi di produzione di energia elettrica. Questi parchi solari saranno finanziati nel nuovo sviluppo industriale. Verranno creati anche appunto i complessi infrastrutturali, le linee e trasporti ad alta velocità e anche merci, quindi traffico pesante di trasporto merci. Ovviamente ci saranno delle infrastrutture che determinano le stazioni a torre. E quindi centrali elettriche e solari, l'abbiamo già detto, e anche villaggi ecologici, appunto, dove non si utilizza più i derivati del petrolio, ma semplicemente solo energia da fonti rinnovabili. Quindi si pianteranno anche alberi e così via. Quindi i progetti mirati che si stanno evolvendo e si stanno portando avanti, tra cui anche un grosso progetto che collegherà diverse città, le città più importanti del Perù, è in atto, e questi progetti mirati saranno finanziati dal token di Skyway, il token di Skyway che si chiama Skyway Global Tokens. E il gruppo di società Skyway accetta solo Skyway Global Tokens come metodo di pagamento per i suoi servizi. Questa è una notizia fondamentale per chi comunque è stato, orientato a scegliere delle criptovalute di altri progetti, senza fare nomi, giusto o sbagliato che sia, comunque è una diversificazione, si vuole prendere atto, ma fondamentalmente le persone devono capire che lo Skyway Token lo Skyway Global Tokens è il metodo di pagamento per cosa? Per lo studio di progettazione e design, la costruzione delle infrastrutture di trasporto, il controllo intelligente per quanto riguarda la sicurezza e le comunicazioni, consegna del materiale rotabile. Buonasera Bruna, complimenti per essere qui presente. Messa in servizio della supervisione dell'installazione che mette in funzione l'oggetto. Pertanto, qualsiasi, attenzione, qualsiasi società che desidera acquistare un veicolo costruito attraverso una stazione ferroviaria, per una stringa ferroviaria e qualunque cosa esso sia, dovrà acquistare gli Skyway Global Tokens con scambio al prezzo di mercato. Questo ci assicura una crescita stabile dei token di Skyway Global. I token di Skyway Global sono i token che permetteranno di far crescere Skyway, dare valore al token stesso, e permettere alle persone che sosterranno i progetti mirati di avere ulteriori parti di valore economico, quali i dividendi societari, quali la spendibilità di questi token attraverso piattaforme di scambio che si chiamano exchange. Un po' paroloni, chiaramente, però questa è la logica dei fatti. Una cosa importantissima, Skyway Capital ha messo a disposizione ulteriori strumenti per informare e sensibilizzare le persone per questo grande progetto, perché c'è ancora spazio e possibilità di partecipare, di poter prendere delle quote Skyway. Ovviamente nel limite del possibile, sono quote che verranno poi convertite in azioni, e queste azioni genereranno dei dividendi, ma chiaramente queste quote vengono acquistate attraverso il crowd investing, che è una forma di raccolta fondi pubblici in cambio di quote societarie. Quindi non è un prodotto finanziario,
ma è un sistema di conversione, di partecipazione a delle start-up quali Skyway. Ormai non è più da ritenere una start-up Skyway perché ha già 5 anni da quando è stato installato il primo palo nell'Eco Technopark e ormai quindi siamo nella fase conclusiva proprio perché siamo entrati nella fase commerciale di produzione dei mater delle materie prime per le infrastrutture, per la costruzione delle linee. Attendiamo il cambio di fase che da 13.3, che la fase 13 è stata una fase suddivisa in sottofasi, proprio per far capire che comunque per ogni passaggio di fase c'è un cambio di valore in aumento delle quote. Se pensate che le quote che io ho acquistato 3 anni fa oggi valgono 5 volte tanto. Quindi è tanto tanta roba, anche perché comunque le quote ogni giorno, ripeto, ogni giorno aumentano di valore del 3%. Qui c'è uno schema generale che riassume un pochino tutte le aziende che fanno parte della distribuzione delle quote, ma fondamentalmente le quote sono state ripartite su più aziende. È stato distribuito il 50% meno 1 e con delle quote di tipo A, delle quote di tipo B, per fare in modo che gli investitori che hanno quote di tipo A e quindi hanno con possibilità di gestione, mentre le holding a loro volta hanno quote di tipo B sulla Global Transport Investment, quella operativa. Ed è un sistema per non permettere a terzi investitori di arrivare a gestire la società operativa. Quindi è un sistema fatto per mantenere il controllo delle azioni e quindi delle aziende stesse. Quindi è stato studiato molto bene. Quindi Skyway è un sistema a tutto tondo, nel senso che non c'è solo le infrastrutture. Abbiamo detto che c'è l'humus che salverà un pochino le coltivazioni, c'è anche in situazioni estreme quali il deserto, poi c'è la sezione Skyway droni che serviranno per installare le infrastrutture, gli Skyway transport che sono già 6 tipologie di mezzi di trasporto, ma non dimentichiamoci anche il settore mobilità elettrica. Soprattutto quelle che sono state progettate per gli invalidi che possono entrare nell'auto automaticamente direttamente con il loro proprio mezzo di spostamento. E quindi fondamentalmente Skyway è un mondo di tecnologia che sarà tutto decentralizzato attraverso la blockchain. Abbiamo quindi già parlato degli investimenti, diventiamo comunque proprietari di una società globale che oggi, ripeto, anche per chi è arrivato dopo come Bruna, siamo entrati nella fase commerciale, quindi i migliori fornitori di materie prime quali i laminati di acciaio, i polimeri, cioè tutti i materiali più evoluti verranno utilizzati nelle piattaforme, nelle infrastrutture, nella costruzione dei mezzi di Skyway. Questa promozione è scaduta, quindi non la consideriamo. Ripeto, ci sono dei bei strumenti, delle landing page, cioè delle pagine di atterraggio dove le persone possono informarsi e catturare e queste landing page, queste pagine possono catturare l'interesse delle persone, quindi le potete coinvolgere e far partecipare a questo grande progetto. Come dicevo all'inizio, le persone si sono un po' adagiate, dovrebbero, come hanno fatto Natalino, Franco, Bruna, dovrebbero informarsi perché hanno comunque messo dei soldi, hanno partecipato a queste iniziative, quindi sarebbe bene che loro si informassero su come sta procedendo tutto il progetto. Bene, abbiamo detto non è un prodotto finanziario, è un sistema di crowd investing equity
e come tale è alto rischio. Perché alto rischio? Perché è una startup, chiaramente l'alto rischio è ridotto ai minimi termini in questa fase qui, perché siamo quasi al termine di queste fasi. Tuttavia, è bene ribadirlo, le persone devono entrare, possono entrare anche con cifre modiche, ma ovviamente quello che si mette in questo progetto non deve servire domani. Quindi le persone devono fare il passo più, non devono fare il passo più lungo della gamba. Ok? Ci sono delle soluzioni molto importanti anche a livello aziendale, fino a 150.000 dollari, perché queste aziende poi parteciperanno alla fase di costruzione delle linee. Per quello ci sono queste possibilità. I certificati arrivano e chiaramente siamo giunti al termine di questa presentazione. Ribadisco, Skyway Unisk è stato intervistato, ha detto, ripeto, ha detto che la linea negli Emirati Arabi stanno procedendo, stanno sviluppando il centro di l'oasi tecnologica di Sharia. I tempi previsti sono allungati per il semplice motivo che i tempi degli arabi non sono i tempi dei bielorussi. In Bielorussia si va più velocemente perché si lavora più ore al giorno, mentre negli Emirati Arabi ci sono dei giorni, cioè degli orari in cui il sole è talmente caldo e che non permette alle persone di lavorare proprio nelle ore di punta. E quindi c'è un rallentamento causato appunto da motivi ambientali, proprio per il fattore caldo, ma anche motivi culturali. Se pensate che in giugno c'è stata la. C'è stato appunto il Ramadan e quindi il loro giugno è come per noi agosto, quindi dove ci sono le vacanze. Quindi il centro di costruzione di Skyway negli Emirati Arabi va avanti, si va avanti anche con la sesta linea che è posizionata nell'Eco Technopark. Perché? Perché questa linea permetterà di fare dei test preliminari ancora prima di portare i mezzi di trasporto, quali anche quelli pesanti, l'Unicont, negli Emirati Arabi o nei progetti mirati dove si sta per installare le linee. Dicevamo, il lavoro con gli investitori, come procede il lavoro con gli investitori e quando dovremmo aspettarci la chiusura dei finanziamenti? È una domanda a cui risponde Yunisch nell'intervista, ma io non sono riuscito a tradurla per questione di tempo. Ho avuto poco tempo in questi 2 o 3 giorni quando è stato lanciato questo video. Comunque ne riparleremo prossima settimana quando faremo di nuovo un webinar e quindi vi darò delle indicazioni migliori, perché i video sono in russo con dei sottotitoli non sempre in inglese e quindi si fa fatica a capire quello che Yuninsky dice, soprattutto quando non c'è i sottotitoli. Bene, con questo io concluderei la presentazione che è stata abbastanza rapida, ma con delle informazioni, degli elementi importanti. Li ripeto, abbiamo visto che è stato concluso il complesso merci Skyway nell'Eco Technopark. C'è stato un incontro con una delegazione importante della Bekaert, che è l'azienda che è presente in 45 paesi al mondo e vanta di 29.000 dipendenti, ed è un'azienda che fa laminati in acciaio che serviranno per i mezzi rotabili di Skyway per il sostentamento della linea negli Emirati Arabi. Ed infine, abbiamo visto che c'è anche una delegazione cinese, rappresentante di un produttore di polimeri che servono a Skyway per commercializzare, cominciare a creare le linee e i mezzi di produzione. Bene, con questo io concludo.
Nei prossimi giorni vi darò notizia sulle risposte di Uninsky all'intervista che gli ha fatto Michael, e comunque sia, il progetto sta andando avanti, ci vuole pazienza, ma siamo in dirittura d'arrivo. Questo è il mio presentimento. Quindi un saluto a tutti e di nuovo a risentirci per martedì prossimo, sempre allo stesso orario, ore 21, dove faremo un approfondimento di questi 3 anni, il bilancio di quello che è stata la mia storia in Skyway. Mi sono registrato il 17 ottobre 2016, proprio in quel periodo c'è stato la fiera a Berlino. E quindi è stata la prima fiera dove Skyway ha messo in evidenza i propri prodotti, e l'anno scorso questa fiera è stata il top per Skyway, dove ha portato l'Unipass ad alta velocità che raggiungerà i 500 km/h. Bene, costruiamo Skyway, salviamoci il pianeta. Un saluto a tutti. Bene, Bruna mi risponde: andrei in borsa a breve, Skyway. Allora, Bruna, ti rispondo così: a breve no, perché? Perché Skyway chiaramente deve finire queste due fasi, la 14 e la 15, e da lì cominceranno a intensificarsi i progetti commerciali. E quindi i progetti commerciali creeranno fatturato, e c'è una fase di, diciamo, un periodo precedente al lancio in borsa, che è, diciamo, un periodo oggettivo dove l'azienda Skyway fatturerà diciamo, delle commesse. Questo è fondamentale, ma sappiamo tutti che finita la fase 15, con questi sviluppi commerciali, con questi sviluppi di linee, è una questione di tempo. La strada è già tracciata. Naturalmente noi potremo avere invece, prima del lancio in borsa, dei dividendi che saranno proporzionali alle nostre quote Skyway. Quindi il primo aspetto importante saranno i dividendi. Considerate comunque che ci sarà la possibilità di avere anche dei token di Skyway, token che si appoggiano sul fatto che le aziende che lavoreranno con Skyway dovranno acquistare attraverso i token di Skyway Global. Ok, comunque Bruna, approfondisco l'intervista che Michael ha fatto a Uninsky, intervista in inglese, cioè in russo, sottotitolo in inglese, ma non sono riuscito a tradurla per questione di tempo. Quando escono i token, anche quelli, i token sono già usciti, cioè nel senso sono state convertite delle quote. Di chi ha convertito le 100.000 quote in token, quindi i token ci sono già, devono prevalentemente partire con i progetti mirati sui vari paesi. Non appena ci sarà questo via, verranno distribuiti anche i token, e da lì si ripartirà con una nuova avventura, che è quella della finanziabilità dei progetti mirati locali attraverso lo strumento del token, il token che sarà appoggiato appunto sul fatto che le aziende acquisteranno infrastrutture, acquisteranno tutto quello che è possibile dalla produzione della tecnologia di Skyway. Un saluto a tutti, e ci risentiamo martedì prossimo alle 21, e vi darò notizie più in dettaglio su quello che Uninsky ha risposto per quanto riguarda quali sono i tempi degli investitori e chiaramente a che punto è diciamo, la chiusura dei finanziamenti. Un saluto, a presto, buona serata a tutti. Thank you.